Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Alghero Channel che, come avete potuto vedere, non vi lascia soli con le sue dirette. Ieri sera alcuni momenti del concerto di Vanna Spagna da Stintino e questa mattina l'esibizione integrale del coro polifonico turritano in aeroporto all'interno della manifestazione internazionale Voci d'Europa. Partiamo subito con la cronaca, purtroppo un fatto luttuoso in città. Paolo De Meloni, 46enne cantiniere sassarese, è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri in un capannone delle tenute di Lobo Alghero. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe essere deceduto a causa delle esalazioni del morso in fermentazione fuoriuscite da una cisterna. Sul posto il personale medico del 118, i carabinieri e il nucleo speciale dei vigili del fuoco. Passiamo alla politica, 11 ma non basta. Questa mattina in prima convocazione 11 componenti dell'opposizione si sono presentati in consiglio comunale, numero non sufficiente per rendere valida la seduta vista l'assenza dell'intera maggioranza di Mimmo Pirisi del PD e di Alessandro Lasone del gruppo misto. Per rendere valida la seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di 8 consiglieri. Sul tavolo nella seduta di lunedì il bilancio 2016 e di fatto il futuro dell'amministrazione Bruno. E ieri i lavoratori di Sogea hanno scioperato per 4 ore nell'aeroporto di Viale del Corallo di Alghero. Alla fine del TG vi proporremo le impressioni del consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, del lavoratore e rappresentante sindacale Michele Mastino e dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Maurilio Murru di Sassari, Roberto Ferrara e Graziano Porcu di Alghero, Raffaele Donadio e Carlo Marongiu di Porto Torres. Presentato questa mattina dagli uffici di Piazza Portaterra il programma di San Michele, i festeggiamenti in onore del santo patrono di Alghero. Tanti gli eventi da sabato 16 settembre a domenica 8 ottobre, occhi puntati ovviamente su Ermal Meta, che sarà il protagonista del concerto in programma martedì 26 in banchina dogana. Conferenze, musica, circo, sport, teatro, tanta bella e sostanziosa l'offerta dell'amministrazione comunale in questa occasione. Tra le tante cose, i 18esimi Sardinia Open dal 19 al 23 settembre sui campi di Maria Pia ed un incontro con Massimo Lopez organizzato dallo Spazio T in piazza Pino Piras giovedì 21. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Piazza della Mercede. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E ieri sera il cortile della Facoltà di Architettura ha ospitato infrastrutture materiali e materiali per il turismo Sardegna destinazione europea. Dibattito organizzato dall'Associazione Sardegna Europa sul contesto globale in cui il turismo si muove fra infrastrutture efficienti e mercato digitale, mentre le economie insulari scontano gli effetti di un forte divario rispetto alle regioni centrali dell'Europa. L'iniziativa, introdotta dal sindaco di Alghero Mario Bruno, ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Renato Soru, dell'assessore regionale al turismo Barbara Argiolas, del consigliere regionale Salvatore De Montis, del sindaco di Fondi Daniela Falconi, dell'architetto Sandro Roggio e Cristiana Gavez, consulente progettuale. Vi lascio quindi con il meteo per la giornata di domani alle 14, nuovo appuntamento con l'Alghero e i suoi figli d'arte, stavolta protagonista Maria Filomena Mura. Domenica nuovo appuntamento invece con Audaci a cuore aperto. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni dell'Alghero TG Express. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla nostra pagina Facebook di Alghero Channel. A domani, anzi a lunedì. Questo è il risultato delle politiche inadeguate della Giunta Figlia. Non hanno varato il piano di sostegno low cost, hanno sospeso la continuità territoriale sulle rotte minori. Il risultato è stato che l'aeroporto di Alghero ha perso 340.000 passeggeri.
In aggiunta hanno fatto un bando per vendere il pacchetto azionario di maggioranza che non prevedeva un progetto di gestione, ecco che la F2I fa ciò che ritiene. Calano i passeggeri, ovviamente cala anche la forza lavoro, riducono la forza lavoro. Una responsabilità grandissima quella di Pigliaru e quella di tutta la giunta e di tutto il centro-sinistra sardo. Ora io ritengo che comunque ci sia una via d'uscita per i sindacati e per la Sogeal. C'è la possibilità di investire 40 milioni e 800 mila euro per comunicazione e promozione per far arrivare i turisti. Questi denari verranno pagati in funzione dei passeggeri che le compagnie porteranno ad Alghero, Olbia e a Cagliari. Ecco, c'è la possibilità quindi di avere ulteriori passeggeri, ma occorre sospendere la procedura, perché non si può andare avanti mandando a casa 45 lavoratori, gettando veramente uno sconforto 45 famiglie. C'è la possibilità di uscire da questa situazione di impasse. A tutti, siamo qui ad Alghero per sostenere la protesta dei lavoratori Sogeal, 88 posti di lavoro qui a rischio. Noi siamo qui per solidarizzare con questi lavoratori che stanno rischiando di perdere posto. Pensate che il tasso di disoccupazione qua in Sardegna è al 17%, l'8% è la media europea, quindi ben oltre il doppio. Non possiamo più perdere e permetterci di perdere nemmeno un posto di lavoro. Per questo Movimento 5 Stelle è qua all'aeroporto di Alghero vicino ai lavoratori Sogeal. Abbiamo qui consiglieri comunali di Alghero, abbiamo consiglieri comunali di Porto Torres, una battuta a ciascuno, e abbiamo qui anche Michele Mastino, che è un rappresentante dei lavoratori. È lavoratore. Una veloce lavoratore, una battuta, Michele. Ma io desidero ringraziare i consiglieri del Movimento 5 Stelle, al pari di altre forze politiche, sono stati in prima fila e con grande coerenza ci hanno sostenuto in una battaglia l'anno scorso e in questa battaglia ci stanno dando piena solidarietà. È una battaglia che non ha colori politici, è una battaglia che non può essere di questa o di quella bandiera. Oggi si sta discutendo di 88 persone che non avranno più lo stipendio, o comunque sia, parlo dei 43 della security, verranno regalati a un istituto di vigilanza, che avrà la possibilità di avere 43 persone formate con certificazioni che costano circa 3.000 euro l'una. E a gratis. Questo è assolutamente intollerabile, soprattutto con la formula del Jobs Act e che con la possibilità da parte di Sogeal di allontanare in qualsiasi momento le persone con la clausola insindacabile giudizio. Cioè, per la serie, queste persone vengono licenziate, fate riassumere dall'istituto di vigilanza, che ancora non si sa, o sembrerebbe non sapere chi è che deve vincere questo appalto, dopodiché si prende e si procede magari a prendere e fare le epurazioni proprio in chiave non a insindacabile giudizio della Sogeal. Grazie Michele, sentiamo due battute da Roberto Ferrara, consigliere comunale di Alghero. Siamo qui appunto perché l'aeroporto è agonizzante da anni, è agonizzante l'aeroporto, ma è agonizzante tutto il territorio del nord-ovest della Sardegna per le scelte politiche scellerate fatte in questi anni. Ad oggi siamo di nuovo qui all'aeroporto, dopo due anni, l'anno scorso, due anni fa, il problema era lo stesso, la politica ha fallito completamente nella gestione dell'aeroporto, del sistema dei voli, del sistema dei low cost, del sistema dei trasporti e di tutto il territorio del nord-ovest Sardegna che è stato annichilito da questa politica regionale. Grazie Roberto, abbiamo anche qui Raffaele da Porto Torres, anche lui consigliere. Allora, un piccolo flash che deve far riflettere. Ecco cosa significa passare dal pubblico al privato. Subito perdita di posti di lavoro. Questo deve far riflettere a tutti quanti. Grazie Raffaele. Carlo Marungio, anche lui consigliere di Porto Torres. Salve a tutti, io volevo soltanto far presente che questa è la seconda area più popolata della Sardegna ed è quella che deve avere maggiori sostegni al trasporto, sia per quanto riguarda le navi e i collegamenti marittimi, sia anche per quanto riguarda gli aerei. È assolutamente impensabile che 300.000 persone che abitano in questa zona debbano spostarsi per oltre un'ora di viaggio per andare a prendere una nave o un aereo che di fatto impiegano sempre un'ora di volo per raggiungere le destinazioni. Grazie, sentiamo anche Graziano, consigliere di Alghero. Ma sì, in un'estate che ha un incremento turistico, ci dicono tutti che la loro capacità in termini gestionali e regionali, soprattutto chi governa la regione, continua a dirci che c'è un incremento enorme di turismo e invece ci rendiamo conto che gli aeroporti, un aeroporto sta facendo sì che alcuni lavoratori dovranno andare a casa, cioè è incredibile, è il contrario di tutto.
non si investe, ci si lava le mani, ci si racconta di incrementi, di quanto le politiche di marketing stiano funzionando, e poi ci rendiamo conto che invece la prima cosa che si fa è ci si libera dei lavoratori. Io parto da un presupposto: se è vero che c'è un incremento bisogna investire, quando si investe bisogna migliorare, bisogna far sì che il personale migliori, i privati dovrebbero investire sul personale. È giusto che non sia un impiegificio, un posto dove comunque le persone si mettono, però bisogna investire sul personale, bisogna farlo migliorare, bisogna far sì che l'aeroporto cresca, offra sempre migliori servizi in modo che la Sardegna possa crescere in termini turistici ma di servizi. Invece qui ci si lava le mani, ci si libera di 40, 50, 80, 100 dipendenti e chi se ne frega, continueranno a raccontarci che la Sardegna migliora di giorno in giorno. Bene, grazie. Il Movimento 5 Stelle, il portavoce sempre dalla parte dei lavoratori. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un posto di lavoro.